Per gli elevati standard qualitativi in termini di assistenza sanitaria e di pronto impiego, l'Emergency Medical Team di tipo 2 è un presidio di eccellenza a livello mondiale. Una risorsa preziosa per la colonna mobile regionale, anche in ottica di una sempre più forte integrazione tra protezione civile e sistema sanitario regionale. E anche prendendo a modello l'esperienza italiana, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sviluppato i criteri per la classificazione dei nuovi moduli sanitari. Strutture dalle elevate capacità assistenziali, sia per l'intensità di cura che per l'ampiezza dei servizi offerti. Il Dipartimento della Protezione Civile ha coordinato il progetto dall'inizio in collaborazione con la Regione Toscana e il gruppo Chirurgia d'Urgenza. Grazie al cofinanziamento dell'Unione Europea, il posto medico avanzato con chirurgia del GCU è stato implementato per adeguarlo agli standard richiesti per l'Emergency Medical Team di tipo 2 da impiegare in contesti emergenziali. Si tratta di un importante traguardo per il Servizio Nazionale della Protezione Civile. Al termine del progetto, infatti, l'ospedale da campo viene iscritto nell'European Civil Protection Pool, ovvero l'insieme di risorse preimpegnate dagli Stati del meccanismo unionale di protezione civile per assistere le popolazioni colpite da disastri. La Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, in accordo con la Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale di Regione Toscana, ha avviato una campagna di sensibilizzazione e adesione per la partecipazione a questo modulo europeo per il personale delle aziende sanitarie. Il risultato di questa azione ha fatto sì che numerosi medici, infermieri e tecnici abbiano preso parte alla formazione prevista e che quindi siano in grado di partire in caso di emergenza, raggiungendo così lo standard richiesto. Oltre ciò, la Regione Toscana ha offerto un ulteriore importante supporto allo sviluppo di questo modulo EMT2, mettendo a disposizione il volontariato di protezione civile della colonna mobile regionale. L'associazione di volontariato Gruppo Chirurgia d'Urgenza per interventi di protezione civile è stata una pioniera del dispiegamento di moduli sanitari civili in emergenza. L'esperienza maturata in oltre 30 anni di attività e in numerose missioni all'estero, infatti, costituisce un valore aggiunto. Ora siamo in grado di gestire un Emergency Medical Team di tipo 2 che potrà supportare le popolazioni colpite da un disastro.